Domenica mattina ed Ivrea si sveglia sotto una leggera nebbiolina che rende antica e misteriosa la città. Gli eporediesi, richiamati dal cantofiero che inneggia ad Ivrea la Bella, intonato dal generale e dallo stato maggiore, riconoscono nell'aria il profumo particolare di un altro importante simbolo della tradizione carnevalesca, il fagioli gras. Un piatto, quello dei fagioli, definito povero, poiché, narra la storia, fin nel 400 veniva offerto dalle confraternite ai poveri delle cittadine di quasi tutto il Piemonte, insieme a pane e denaro. Si narra inoltre che i signorotti dell'antica Eporedia una volta all'anno offrissero fagioli secchi alla popolazione e mettessero a disposizione i forni per cuocerli come segno di generosità. Ma i popolani, stremati da tasse e gabelle, gettavano con disprezzo i legumi in terra, rifiutando con orgoglio e fierezza l'elemosina. Questo scorcio di storia della cittadina eporediese è entrata nel tempo a far parte della tradizione gastronomica dello storico carnevale, trasformandosi negli anni in fagiolata benefica. Fagioli grassi festeggiati in vari quartieri di Ivrea. In piazza Ottinetti, dove mani sapienti li hanno coccolati per tutta la notte, in compagnia di Cotica di Maiale e Cotechino, per rendere più saporita la pietanza. Abbiamo acceso i fuochi ieri sera intorno alla mezzanotte e stamattina alle 6 erano pronti per poter essere distribuiti. Abbiamo visto un pentolone da record, ma quanti chili di fagioli tiene? Ci sono 5 quintali di fagioli, per cui faremo 5.000 razioni da portare via per il popolo. I fagioli sono un piatto importante per il carnevale, è una tradizione. Sì, perché i fagioli sono un piatto povero della cucina proprio tradizionale. In quartiere Bellavista, dove gli abitanti, per nulla intimoriti dal freddo pungente, hanno accolto festosamente un sorridente generale lo stato maggiore, accompagnati dal suono allegro e coinvolgente dei pifferi. Un buon successo di pubblico. Sì, sicuramente. È una delle fagiolate più vecchie di Ivrea, per cui tutto questo pubblico è nostro. Quanto è impegnativo organizzare una fagiolata così importante e così grande? Perché il quartiere Bellavista è molto grande. Molto grande, no, è molto impegnativo, però abbiamo una grossa fortuna. La fortuna che abbiamo tante persone che vengono ad aiutarci, comporta l'impegno di una settimana di lavoro bella, bella proprio intensa, però non è un peso perché è una festa e la gente partecipa volentieri. Fagioli! A San Giovanni, dove i principali attori dello storico carnevale hanno potuto rifocillarsi tra l'affetto della gente e un bicchiere di vin brulè, il tutto accompagnato ovviamente da un fumante piatto di fagioli gras. La fagiolata è una cosa del quartiere, è una cosa della gente che deve viverla, deve sentirsela e sentirla propria. Quanti chili di fagioli avete fatto questa notte? 550 chili. Da che ora è che siete qui? Veramente da ieri sera, non siamo andati via, siamo sempre stati qua.